La pagina sportiva è dedicata al calcio di Serie C. Domani si gioca alle 17.30 la partita Viterbese-Pescara. Oggi la conferenza stampa dell'allenatore dei biancazzurri Alberto Colombo. Ma che partita sarà? Lo chiediamo subito in diretta ad Enrico Giancarli, che ha seguito la conferenza stampa. Buon pomeriggio, Enrico. Buon pomeriggio Gigliola, noi siamo nella sala conferenze delle KK Hotel. Proprio qualche minuto fa è terminata la conferenza di presentazione della gara di domani, inizio alle 17.30 a Viterbo tra la Viterbese e il Pescara, e c'è subito una notizia non buona per i biancazzurri che ha dato il tecnico Colombo proprio poco fa. Tra un po' ascolteremo, si è fermato anche Boben in difesa, Ingrosso non sarà convocato. La speranza, ha detto 50-50 Colombo, è che Boben possa recuperare. Per il centrale ex Ternana un problema, un trauma contusivo alla tibia e al muscolo della gamba, rimediato nel match contro il Crotone. Oggi stava meglio, domani verranno prese le decisioni, altrimenti sarà emergenza con il solo Brosco a disposizione. Per il resto c'è un dubbio nel tridente offensivo, dal primo minuto invece giocherà a centrocampo Luca Palmiero. I passaggi della conferenza stampa del tecnico Colombo. Allora, la verità è che in quella partita, oltre a perdere Pellacani, abbiamo avuto un problema con Ingrosso, da cui a oggi non c'è ancora stato un recupero effettivo, per cui non è nemmeno convocato. E in più Boben ha subito un trauma contusivo a livello del gemello e della tibia, quindi più, diciamo, nello stesso impatto il trauma ha causato delle emorragie, piccole emorragie sia intramuscolari che sulla parte ossea. E è migliorato notevolmente, non si è allenato, ma è notevolmente migliorato da ieri rispetto a oggi. Quindi noi lo portiamo con il gruppo nella speranza che stia meglio e da lì valutiamo. È chiaro che nel frattempo si valutano le soluzioni che possono essere quella che hai detto tu, quindi con eventualmente Cancellotti in mezzo alla difesa con l'inserimento di Saccani, può essere De Marino e quindi rimane invariata poi la linea difensiva, e anche Kraja, che nel settore giovanile ha rivestito anzi più volte il ruolo di difensore centrale. Sull'attacco, la posizione di Tupta nella partita di mercoledì era chiaramente dettata da alcune necessità tattiche come quella di Cuppone per tenere basso Calapai. In un futuro lei Tupta lo vede al centro oppure può essere una proposta interessante quella di esterno? Allora, è un giocatore che anche l'anno scorso o negli ultimi anni, quando ha lasciato l'Italia ed è andato all'estero, ha spesso giocato, anzi quasi sempre giocato in quel ruolo, quindi da esterno. È un giocatore che ha gamba e al di là dell'esigenza tattica di portare Cuppone dall'altra parte, quindi per mettere in difficoltà un giocatore con la propensione offensiva di Calapai, era anche perché lui avesse la possibilità nel ripiegare, perché comunque ci aspettavamo che potevamo soffrire contro il Crotone, ma avesse la gamba per poi ripartire, quindi era quello. Io credo che sia un giocatore che ha forza, gamba, per poter fare sia da esterno che da centrale con le sue caratteristiche e diventare utile in qualunque posizione alla squadra, in base poi alla caratteristica della partita o alla mia visione magari prima della partita di come possa essere il canovaccio tattico della partita che andremo ad affrontare. Prima ha parlato, ha detto devo tener conto che abbiamo fatto tante partite a stretto giro. Questa idea riguarda anche Lescano e Cuppone, che sono un po' i riferimenti finora del reparto offensivo, oppure loro, diciamo, hanno una gerarchia, adesso stanno bene fisicamente e possono giocare? L'altra cosa, se in quel duello uno contro uno che ha detto della Viterbese, la rapidità di De Socus, che anche in allenamento ho visto bene, può essere interessante dal punto di vista tattico? Grazie. Assolutamente, partendo da questo presupposto, noi abbiamo dei giocatori che uno contro uno possono far male a qualunque avversario.
se messi nelle condizioni giuste, quindi sia De Zogus, che ha una buona gamba, una buona forza, una buona propensione anche nell'uno contro uno, e l'ha dimostrato secondo me nel breve periodo che è entrato in campo, ma non è l'unico, per cui c'è varietà. La cosa vera da capire secondo me è che a oggi stiamo creando un'identità, tornando alla prima tua questione. Il cambio a volte sarebbe necessario, ma a volte penso che cambiare troppo in un momento come questo potrebbe essere anche un pericolo. Quindi leggevo quando parlavano gli allenatori di Serie A, turnover ragionato, questo deve essere. Quindi non siamo ancora, credo, nella facoltà di cambiare così tanto, o meglio, non abbiamo ancora la certezza che cambiando tanto rimanga tutto inalterato. È anche vero che non abbiamo la certezza che cambiando poco magari si faccia una buona partita, perché è sempre a oggi un punto di domanda l'evoluzione di una squadra, perché siamo alla quarta giornata di campionato. Però è chiaro che alcune certezze credo che vadano date, e a cui i ragazzi si devono ancorare, per cui cambiare sì, capire dove, questo è importante. Queste dunque le parole del tecnico Alberto Colombo. Gigliola, se non ci sono domande ti restituisco la linea.